Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Green Pass importante per riprendere una vita normale, ma sarà fondamentale vaccinarsi perché le varianti del Covid-19 ci saranno ancora. Così ai nostri microfoni l'infettivologo Giustino Parruti, che abbiamo avvicinato e che ascoltiamo nel servizio di Paolo Renzetti. Dal 6 agosto scorso è in vigore il Green Pass, che permette ai cittadini di poter partecipare agli eventi al chiuso, ma da settembre potrebbe essere obbligatorio anche a scuola e sui mezzi pubblici. Per l'infettivologo Giustino Parruti parliamo di uno strumento necessario. Da una valutazione del rischio che l'utente di un servizio o il partecipante a un raduno sia portatore di coronavirus, quindi ci dà un giudizio di estrema improbabilità che una persona sia portatore di coronavirus, assemblando una o più condizioni, delle quali appunto la vaccinazione entro un certo periodo o la combinazione di malattia pregressa e vaccinazione per l'altra parte, e insieme al tampone negativo delle ultime 48 ore, cioè assemblando tre diverse condizioni, ci rende fruibili in un contesto di ripresa purtroppo della circolazione del virus variante, di fare la vita sociale che abbiamo tanto desiderato. Si può fare un matrimonio, si può fare una festa, si può fare appunto una scuola in presenza, sono tutte condizioni che vengono soddisfatte. Oggi discutevamo anche, ve lo dico sinceramente, se non fosse opportuno addirittura nell'ambito delle visite in ospedale utilizzare la stessa regola, perché aumenterebbe ulteriormente il livello di sicurezza. Sulla vaccinazione in Abruzzo numeri positivi, come spiega ai nostri microfoni il responsabile del reparto di malattie infettive del Santo Spirito. La situazione dell'Abruzzo è ottima, nel senso che stiamo andando sopra la media nazionale in termini di copertura, con la doppia dose, con i singoli vaccinati, e soprattutto abbiamo un record sulla fascia di età dei più giovani. Insieme a poche altre regioni abbiamo superato il 25%, quindi sono tutte cose molto positive. Su questo concetto dell'immunità di gregge, però, io mi sono espresso sempre allo stesso modo e non posso che ribadire la stessa cosa. Allora, questo virus purtroppo nella sua rapida evoluzione ha mostrato la capacità di selezionare sempre più varianti che si contraddistinguono per la alta contagiosità. Preoccupa un po' la variante Epsilon, ma il dottor Parruti invita a non drammatizzare, spiegando che le varianti ci faranno ancora compagnia per tempo. Quindi noi avremo questo virus che purtroppo riesce a modificare la proteina spike, la proteina recettoriale, in forma talmente efficiente da non perdere di patogenicità. Che cosa però sappiamo di per certo? Che i vaccinati con doppia dose o coloro che hanno fatto l'infezione con una variante e poi un richiamo vaccinale iniziano lo sviluppo di una classe di anticorpi molto totipotenti, molto validi su tutte le varianti, e soprattutto inducono un gran numero di cellule nella maggior parte dei vaccinati che sono buoni per tutte le varianti. Quindi il messaggio positivo, qualunque sia la variante in circolazione, è che il vaccinato ha una protezione contro la mortalità e in larga misura contro la malattia grave, che è assolutamente importante. A pochi giorni dal suo lancio ha già superato le 21.000 firme la petizione disponibile su change.org per chiedere al Comune di Pescara di salvare la riserva naturale d'Annunziana, simbolo di questa città in cui tanti animali trovano rifugio e tante famiglie e ragazzi si incontrano e vivono bei momenti insieme. Nello specifico i firmatari chiedono di riabilitare in tempi brevi tutta l'area che di recente è stata investita da incendi devastanti, ripiantando ogni albero per permettendo di far rivivere questo bel simbolo della città. La riserva, nota come la Pineta d'Avalos o Parco d'Avalos, ricordano infine gli autori, è caratterizzata dalla dominante presenza del pino d'Aleppo e del pino marittimo. Numerose sono le specie autoctone e alloctone. E potrebbe avvicinarsi la riapertura delle piscine Le Naiadi di Pescara dopo il bando per l'affidamento temporaneo della gestione pubblicato sul Bura. Vediamo.
Assessore, è stato già aperto da qualche giorno il bando per l'assegnazione e gestione provvisoria dell'impianto delle Naidi, dunque c'è una schiarita che potrebbe far pensare, ipotizzare a una riapertura a questo punto a settembre. Sì, il nostro goal, il nostro target, il nostro obiettivo è quello di riaprire il complesso Le Naiadi. La nostra unica apprensione, l'unica necessità che io come assessore allo sport avverto, non soltanto perché Le Naiadi rappresentano una centralità nell'ambito del nuoto per la città di Pescara, ma perché sono un simbolo dell'intero Abruzzo e dell'intero centro Italia. Italia, un complesso incredibile che ha passato delle stagioni travagliate e che deve vedere assolutamente una schiarita. Ecco perché io ho tifato sempre perché non ci fossero implicazioni politico partite da questo punto di vista. Vanno valutate tecnicamente le dinamiche complesse che riguardano un centro così grande e così difficile da gestire. Non è casuale che chiunque si sia cimentato con una gestione di questo tipo abbia avuto delle difficoltà. Ci siamo impegnati a fare uno studio per verificare la fattibilità di un percorso che possa riguardare anche il pubblico. C'è ancora un project che abbiamo approvato in giunta. Sono fiducioso sul fatto che l'ambito tecnico, che è molto preparato, questo della Regione Abruzzo, dell'ambito sport, dell'impiantistica sportiva, sia in grado di dare gli opportuni elementi per poter prendere la decisione politica migliore. Firmato stamani a Pescara un protocollo d'intesa tra Abruzzo Sviluppo, Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio di Chieti Pescara e ARAP regionale per favorire e supportare sotto il coordinamento della regione le aziende abruzzesi all'Expo di Dubai 2020 in programma dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022. Il servizio. Abruzzo Sviluppo, ARAP e Agenzia di Sviluppo scendono in campo per affiancare le aziende della nostra regione che parteciperanno all'Expo di Dubai. Si tratta di un'occasione unica e da sfruttare per il rilancio del Made in Abruzzo. Questa mattina in regione a Pescara è stato a tal proposito firmato un protocollo d'intesa fra Abruzzo Sviluppo, ARAP e Agenzia di Sviluppo per supportare le nostre aziende. Innanzitutto la scelta strategica sui settori di riferimento, che poi sono i settori della strategia 3 della regione Abruzzo, e che quelli che in questo momento in qualche modo qualificano il rapporto tra industria, sviluppo e innovazione, cioè meccatronica, aerospazio, il mondo di scienza della vita, il mondo ovviamente del farmaceutico e tutto quello che gira intorno all'agroindustria. Nella premialità delle individuazioni delle scelte si è fatto appunto un ragionamento molto chiaro sulla innovazione e sulla partecipazione a bandi precedenti che in qualche modo davano questa premialità, proprio perché si vuole investire in modo chiaro sull'eccellenza. L'Abruzzo ha un driver sull'innovazione molto importante e il valore dell'industria per questa regione, non devo certamente scoprirlo io, è la regione più industrializzata del meridione e quindi è giusto che le eccellenze possano non solo qualificare la nostra regione ma possano diventare un driver di sviluppo e di rappresentanza all'estero. L'ARAP ha iniziato lo screening di tutte le imprese, non solo quelle che sono nei nuclei industriali, ma di tutto l'Abruzzo già 7 mesi fa. Come braccio operativo dell'assessorato alle attività produttive siamo stati indicati dal Consiglio regionale come soggetto attuatore per i finanziamenti, quindi accompagneremo le imprese a Dubai con la nostra organizzazione. Insieme ad Abruzzo Sviluppo ormai è nata una collaborazione che prevede un cambio di paradigma, cioè un approccio sistemico a tutte le problematiche delle imprese, non solo per tutelare i luoghi dove si fa impresa, che sono i luoghi che gestisce ARAP, cioè i consorzi industriali, ma anche per pensare al brand Abruzzo nel mondo e quindi a esportare i nostri prodotti, ma anche ad attrarre le imprese sul territorio. La cronaca, lo scorso mese di marzo gli era stata notificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex convivente, emesso dal GIP del Tribunale di Pescara a seguito di diversi episodi di stalking. AL, 30enne originario di Napoli, nonostante il divieto si è presentato a Pescara a casa della ex compagna e dopo averla aggredita fisicamente e minacciata di morte ha tentato di impossessarsi del suo telefonino, le ha sfilato dalle mani la chiave dell'autovettura e si è introdotta all'interno del
dell'appartamento della donna per recuperare, a suo dire, alcuni effetti personali. Gli agenti della squadra volante di Pescara lo hanno arrestato per la violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento, rapina e lesioni. Attualmente si trova nelle camere di sicurezza della questura a disposizione dell'autorità giudiziaria. La donna è stata accompagnata in pronto soccorso, dove le sono state medicate alcune contusioni ed escoriazioni al viso e agli avambracci, ed è stata poi dimessa. Far conoscere i propri diritti ai lavoratori stagionali e ragionare in modo complessivo sul settore del turismo e sul sistema di accoglienza. Così stamani CGIL e Filcamps di Teramo hanno presentato una opportuna campagna di informazione. Vediamo. Troppi pregiudizi sui lavoratori stagionali. Innanzitutto iniziano, forse non lo sono mai stati, dei lavoretti, perché ormai la percentuale di persone che campa con il lavoro stagionale è davvero molto alta. E l'altra, che appunto si considerando un lavoretto, considerando un lavoro tra virgolette minore, forse a questo lavoro vengono tolti più diritti rispetto a tanti altri. Da noi ormai sono 2 mesi che i lavoratori affollano le nostre sedi per denunciare che lavorano molte più ore rispetto al contratto e queste ore non vengono pagate, che non hanno un riposo settimanale. Ecco, già questi due elementi, che invece vengono sanciti dal contratto anche per i lavoratori stagionali, ossia che hanno l'obbligatorietà di avere un riposo settimanale e, se nel caso ci fossero delle ore di straordinarie, che queste ore venissero pagate. Invece molti ci hanno denunciato che queste due cose non avvengono. Noi con l'iniziativa di oggi in pratica non solo vogliamo un'altra volta denunciare quelli che sono in pratica i limiti e le illusioni che ci stanno nel lavoro stagionale, ma vogliamo anche provare a iniziare un percorso per invertire la tendenza e diciamo alle imprese con forza, con convinzione, in pratica, incontriamoci prima, cominciamo a programmare, vediamo quali sono le difficoltà, quali sono i punti di caduta e vediamo come infrare questi punti di caduta rispetto a quello che è il rispetto dei contratti, il rispetto delle persone deve essere recuperato. La campagna informativa partirà già da stasera sulla nostra pagina Facebook e pubblicheremo un video a settimana in cui andremo a descrivere quelli che sono i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori che sono contenuti nelle leggi e nel contratto collettivo nazionale, partendo appunto da quello che dicevamo prima, quindi dalle ore di lavoro, andando a finire anche alla disoccupazione, al diritto alla NASPI che hanno questi lavoratori. Quindi cercheremo di dare una panoramica su tutto quello che comprende il lavoro stagionale, per informare, per dire agli operatori, ai lavoratori stagionali che hanno dei diritti e che si possono rivolgere presso le nostre sedi, perché noi vogliamo iniziare in maniera seria, anche confrontandoci con le imprese e con le aziende, a discutere e a dibattere rispetto al lavoro stagionale, perché non venga più considerato come un lavoretto. È un lavoro a tutti gli effetti, è uno dei lavori che ha una maggiore precarietà, questo c'è il dato nazionale in cui del 21% del lavoro precario ben oltre il 40% riguarda il turismo. Quindi è un lavoro che più di altri forse merita rispetto. La mamma è insegnante, Marianna Capulli, il neolaureato in medicina Federico Santilli e la studentessa del conservatorio Martina Ciccone. Saranno loro rispettivamente a impersonare la dama della bolla, il giovin signore e la dama della croce nel corteo storico della edizione numero 727 della perdonanza celestiniana all'Aquila. Ieri è avvenuta la presentazione dell'evento, vediamo. Sindaco, perdonanza 727, sicuramente sotto due segni, in qualche modo il segno della rinascita ma anche sotto il segno del Covid-19 e del Green Pass. Sì, ci sono misure restrittive come l'anno scorso, nonostante ciò non rinunciamo alla nostra festa principale, che è quella del perdono, che fra l'altro si fregia di questo riconoscimento di patrimonio immateriale dell'umanità da parte dell'UNESCO. Lo faremo con regole già rodate, che però non impediranno a questa tradizionale ricorrenza di essere affascinante come un tempo, di essere bella, attrattiva, nel rigore che richiede il
del periodo storico che stiamo vivendo, ma siamo certi di trovare il punto di equilibrio, esattamente come è successo l'anno scorso, in cui la situazione era molto più complessa, molto più pesante e anche molto più pericolosa, se vogliamo, perché fortunatamente i dati attuali ci raccontano ancora di una bassissima ospedalizzazione del contagio, ma diciamo questo non è che ci farà perdere di vista il rispetto puntuale delle regole. Per l'edizione di quest'anno ho scelti tre figuranti molto particolari che sottintendono tre messaggi particolari. Quest'anno è dedicato un po' ai nostri giovani, visti da sotto tutti i punti di vista, idealmente sono rappresentate le insegnanti, sono rappresentate le famiglie, sono rappresentati i piccoli che hanno subito per troppo tempo la didattica a distanza, sono rappresentati i giovani laureati che stanno recuperando la fisicità dei luoghi, ci sono quelli che si formano nell'ambito artistico, gli studenti dell'Accademia, del Conservatorio, insomma cerchiamo di abbracciare i nostri giovani a cui confidiamo poter affidare in un tempo non troppo remoto le sorti di questa città. Nell'ambito della rassegna Abruzzo dal vivo, da domani 11 agosto e fino al 15 di agosto a Civitella del Tronto si svolgerà il Festival Civitas Fortezza d'Incanto. I dettagli nel servizio. Dall'11 al 15 agosto a Civitella del Tronto, all'interno della Fortezza, ci sarà Civitas Fortezza d'Incanto, un festival internazionale di teatro medievale. Ci sono più di 20 compagnie di teatro medievale che quindi svolgeranno i propri spettacoli all'interno di parchi medievali allestiti appositamente. Ci sono più di 6 compagnie che fanno una rivisitazione storica degli ambienti e delle ambientazioni del Medioevo dal 1100 al 1300, che si susseguono tra di loro. Ci sono momenti didattici di queste compagnie che spiegheranno ai più piccoli anche come si svolgeva la vita al tempo del Medioevo, e ci saranno anche dei giochi medievali di legno per i più piccoli. Un progetto, quello di Abruzzo dal vivo, sicuramente vincente, che sta dando respiro, ha dato respiro in questi anni a tutti i comuni colpiti dal terremoto. Quest'anno in particolare a Civitella ci sarà questa bellissima manifestazione, per fortuna è per la prima volta ambientata in fortezza, quindi possiamo riutilizzare questa, diciamo, location unica che è la fortezza per ospitare un festival internazionale di teatro, musica. Ci saranno tanti artisti, siamo veramente molto felici perché, nonostante, diciamo, dopo il periodo del Covid, c'è da ricordare che i nostri comuni soffrono un periodo, diciamo, di difficoltà che è antecedente il Covid, parte dal terremoto, quindi siamo felici di poter ripartire, seppur consapevoli del fatto che ci saranno delle regole da rispettare, ma ben consci di volerlo fare, anzi, e prendiamo questo evento veramente come un segnale di ripartenza. Ed ora lo sport. Sarà l'Ancona Materica la prima avversaria in campionato per il Pescara il prossimo 29 di agosto. Il debutto assoluto stagionale in Coppa Italia avverrà sabato 21 all'Adriatico con l'Olbia. In queste ore resta però centrale il mercato con le uscite dei giovani attaccanti Borrelli e Belloni. Vediamo. Un calendario che sarà come una montagna, inizio discretamente impegnativo, poi l'ascesa verso le gare più complesse, quindi la discesa verso l'arrivo. Si può riassumere così il cammino del Pescara, stando a quei ragionamenti che si fanno sulla carta, pronti a essere chissà anche smentiti dal campo. Ma se le principali antagoniste per la vittoria del campionato sono le retrocesse Virtus Entella e Reggiana e un Modena che sta facendo un mercato importante, queste squadre il Delfino le affronterà proprio a metà del girone di andata e ritorno. In particolare si parte dalla 7ª giornata con Pescara Reggiana 3 ottobre e 10 febbraio, poi Virtus Entella all'8ª, Modena alla 10ª in un doppio match casalingo preceduto da quello con la Fermana, quindi Cesena e il derby col Teramo. Poi la conclusione del girone con un trittico di Toscane, poker in caso di presenza della Pistoiese, e chiusura con Limolese. L'inizio non sarà da sottovalutare, il Matelica degli abruzzesi d'adozione con la Vitto e Micciola è reduce da una splendida stagione
stagione e cerca conferme pur avendo perso alcuni elementi importanti. E anche la prima trasferta a Carrara farà affrontare al Pescara una squadra che in questi anni è sempre partita con importanti ambizioni, ha avuto nomi altisonanti ma senza compiere il salto di qualità. In panchina l'ex azzurro e bomber dell'Udinese Totò Di Natale. Sul calendario il tecnico del Pescara Gaetano Auteri non si scompone più di tanto. È molto difficile fare pronostici perché insomma poi una squadra vale l'altra, non c'è, io ho sempre pensato quello, non c'è partita in casa, partita fuori, avversario più difficile, più facile. Prima o poi bisogna incontrarle tutte, sarò ovvio, ma è così veramente. Poi magari più avanti si determinano alcuni valori, allora uno può dire delle cose in più, ma in questo momento prendiamo atto di come è uscito questo calendario e mano a mano affronteremo tutti. Stagione ufficiale che partirà sabato 21 agosto con il match di Coppa Italia all'Adriatico contro l'Olbia. La vincente sfiderà il 15 settembre la vincente di Grosseto Campobasso. Sul fronte mercato la giornata odierna può essere importante per la vicenda portiere. Si continuerà a lavorare per riportare in bianco-azzurro Mirko Pigliacelli, che però ieri a sorpresa è tornato titolare nel match di campionato vinto dal Craiova sul Volontari, dopo che nelle due gare precedenti gli era stato preferito il neoarrivo Lazar. Si lavora sull'ipotesi del titolo definitivo o del prestito con obbligo di riscatto, ma resta una trattativa non semplice, con un Pescara pronto a virare verso altri profili, alcuni sotto contratto, altri svincolati come Jacobucci e Di Gennaro. Intanto si sfoltisce il reparto offensivo, sono in partenza Gennaro Borrelli e Nicolas Belloni. Borrelli va in prestito al Monopoli nel girone C e spera di proseguire quel percorso di crescita avviato lo scorso anno con la maglia della Juve Stabia. L'argentino sarà invece avversario dei biancazzurri, poiché va in prestito all'Imolese di Gaetano Fontana. Prima esperienza lontano da Pescara da quando è arrivato in Italia. Resta aperta la pista Foggia per Andrea Di Grazia. In entrata torna immancabile come ogni estate l'accostamento a Federico Melchiorri, in uscita dal Perugia, giocatore capace di interpretare il ruolo di centravanti ma anche di esterno. Nei prossimi giorni si capirà se la trattativa può entrare nel vivo. Entella, Siena e Modena per un tris insidioso. Il calendario del Teramo parte in salita ma poi diventa meno ripido. Derby a novembre e marzo e poi chiusura con la Reggiana, esattamente come quattro stagioni fa. Il servizio di Jacopo Forcella. L'avvio, parole anche del tecnico Federico Guidi e del DS Carlo Musa, è certamente in salita. Il Teramo parte il 29 agosto per la trasferta più lunga della stagione e anche per una di quelle più complicate. Ad attenderlo c'è la Virtus Entella del confermato Gennaro Volpe, ma più in generale contro una di quelle compagini che per organico ha le carte in regola per arrivare fino in fondo tra i primi posti. Dopo la retrocessione i Liguri hanno comunque confermato buona parte di coloro che c'erano anche in Serie B e hanno andato via De Luca, così come Mancosu, Brunori, Rodriguez, Albertazzi e De Colli. In compenso però, oltre a Mercai, che tanto bene ha fatto a Vasto Gerardi in Serie D, anche Daniele De Sena, cui sarà affidato il centrocampo, Barlocco dal Vicenza, Facundo Lescano e il giovane Di Cosmo dalla Virtus Francavilla, che vanno ad aggiungersi al capitano Pellitzer, Chiosa, Coppolaro, l'abruzzese Andrea Paolucci, Leonardo Morosini, Capello e Magrassi. Insomma, un organico davvero super. La seconda in casa, l'esordio al Bonolis, sarà col Siena, squadra che viene dalla Serie D ma che ha accolto dietro con Son a centrocampo a quadro, ultima annata a Notaresco, e l'ex bomber del Cesena Ricciardo. L'inizio difficile si completa col tris a Modena del 12 settembre. Anche i canarini sono tra le big del raggruppamento. Attilio Tessera ha una rosa di grandissimo spessore. Per Greffi, Ingegneri e Matteo Ciofani dietro, in mediana scarsella dalla Ferrar Pisalò, e davanti una clamorosa abbondanza: Tulissi, Costantino, Monachello, Marotta, Luppio, Gunsei e Minesso, una batteria da far spavento. Dopo le prime tre però il calendario si fa meno ripido. Il Diavolo chiuderà settembre con Vispesaro, Imolese e nel primo infrasettimanale a Lucca. Ad ottobre sei partite, la più affascinante certamente quella in casa col Cesena del 24, tra le trasferte di Grosseto e Montevarchi, e prima del novembre che porta al derby del 14 contro il Pescara, altra strafavorita del girone B. Olbia in casa e lo stadio dei Marmi di Carrara prima di dicembre, che chiude l'andata e apre il girone di ritorno. Trasferta a Pontedera, in casa contro l'Ancona Matelica di Gianluca Colavitto, e la chiusura complicatissima contro la Reggiana il 19. Ma prima di Natale e dello stop per le festività si ricomincia col ritorno il 22 al Bonolis, ripartendo proprio dalla Virtus Entella. Il
ritorno vedrà le trasferte a Siena, primo turno del 2022, il 9 gennaio, Pesaro contro la Vis, Viterbo e Gubbio, ma prima del Barbetti altro infrasettimanale, per il momento contro una X, con la Pistoiese in vantaggio sul Fano per completare la lista di formazioni del Girone B. A marzo al Manuzzi c'è il Cesena, l'altro infrasettimanale di fermo prima del derby di ritorno allo stadio Gaetano Bonolis del 20 marzo. Una settimana dopo si vola in Sardegna a far visita all'Olbia prima del rush finale di aprile, in casa con Carrarese e Pontedera nelle due casalinghe consecutive. Venerdì 15 aprile trasferta ad Ancona due giorni prima di Pasqua e chiusura tra le mura amiche contro la Reggiana, esattamente come nella stagione 2017-2018, con quel 3-3 che non salvò il Teramo, condannato ad un playout che però non disputò mai perché le irregolarità contabili del Sant'Arcangelo condannarono i gialloblu ad una penalizzazione di 2 punti, col Diavolo che festeggiò invece la salvezza diretta. Chiusura il 24 aprile dunque, prima della fase 2. Stavolta per il Teramo non sarà così facile centrarla, considerando la concorrenza e la necessità di abbassare ulteriormente i costi di gestione. Guidi ci proverà e il mercato ancora aperto è lì per provare a dargli una mano. E ora la Serie D, dopo il successo nei playoff e qualche settimana di riposo, riparte ufficialmente la stagione del Pineto, del confermato tecnico Marco Pomante, allenatore che non si nasconde, viste le ambizioni della società, del presidente Silvio Brocco. Ascoltiamolo. La vittoria dell'anno scorso è stata la ciliegina sulla torta, però dobbiamo adesso... Noi come squadra, come società dobbiamo essere bravi a portarci dietro l'entusiasmo della vittoria dei playoff, però dobbiamo essere bravi e lucidi nel metterla da parte, perché fra un mese inizia un nuovo campionato e si riparte tutto da zero. Per quanto riguarda i nuovi che sono arrivati, sono tutti giocatori concordati con la società e a fine campionato giustamente siamo seduti a tavolino insieme, abbiamo parlato e penso che abbiamo preso dei giocatori funzionali al nostro modo di giocare e sono sicuro che ci daranno la nostra mano. È normale che l'anno scorso è stata un'annata particolarissima, soprattutto per me che era il primo anno che allenavo. Una stagione vissuta con tantissime difficoltà che poi alla fine hanno portato dei risultati importanti. Mi porterò sicuramente tutto quello che è successo, ma soprattutto nella gestione dello spogliatoio, perché l'anno scorso la gestione che ho fatto io insieme al mio staff è stata importantissima, perché dovevamo gestire una situazione Covid importante, ma con una rosa forte, una rosa a livello numerico ampia, e da quel punto di vista diciamo che siamo stati bravi, io e lo staff, a gestire una cosa del genere, perché adesso si può dire, penso che l'anno scorso l'unica squadra che ha subito un danno, tra virgolette, un danno del genere sia stato solo il Pineto, e dopo il risultato che abbiamo raggiunto vuol dire che l'abbiamo superata alla grande. È normale, noi non ci nascondiamo, siamo una squadra forte, non ci tiriamo indietro, cercheremo di fare bene. Il nostro obiettivo è quello di continuare il percorso che abbiamo iniziato l'anno scorso. Poi il campionato di Serie D è un campionato strano, speriamo che il Covid non ci sia più neanche l'anno prossimo, speriamo che questo virus sia debellato il prima possibile, però adesso come adesso il mio obiettivo da allenatore è quello di lavorare bene insieme ai ragazzi in questi giorni di ritiro, perché il ritiro penso sia la parte più importante del campionato, dobbiamo lavorare nel migliore dei modi cercando di lavorare sia sull'aspetto fisico ma sia sull'aspetto tattico. Era questo l'ultimo servizio del TG6, a breve tutti i servizi che avete visto non saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione, i TG delle ore 19 e delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di TV6.